Con l'evento della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale siciliano che è iniziato stamani a Palazzo Mongada, è iniziata la 3 giorni in cui viene ricordata la strage di Gesù Lungo del 1881, che Caltanissetta ricorderà con una serie di iniziative. All'evento, presieduto dal sindaco Roberto Gambino, dagli assessori Marcello Franciamore e Francesco Nicoletti, prendono parte studiosi e professionisti del settore. Non perdere questa memoria storica che unisce il passato non al presente ma al futuro per l'importanza che appunto l'industria mineraria ha avuto qui in Sicilia e adesso quale volano anche occupazionale a livello geo-idrogeologico per appunto il recupero del dissesto oppure ancora per la valorizzazione dei siti minerari dismessi. Siti minerari che per troppo tempo sono stati dimenticati. Ma hanno sempre quella voglia, quella forza di volere ritornare in auge perché fanno parte della nostra storia, sono la nostra identità e quindi nel tempo hanno sempre quella necessità di avere il giusto, devono dare il giusto risalto. Siamo oggi presenti proprio per sottolineare un concetto importante, che è quello che il territorio va visto nella sua complessità, cioè nel senso che vi è stato sempre il protagonismo di singole esperienze, seppur di eccellenza, che però non sono stati capaci di creare un valore aggiunto. Invece, con il parco proprio stiamo facendo un'azione sistemica di area vasta, proprio perché pensiamo che questa realtà è complessa, inserisce all'interno tanti elementi e solo attraverso l'unione di questi elementi, attraverso la sinergia di questi elementi, ovviamente si avrà un valore aggiunto.